Per capire meglio le differenze tra coltivazioni diverse, abbiamo preso tre tipi di lattughe: una biologica, una aeroponica, una già in busta al supermercato. Quindi questa immagino che sia quella biologica. Questa è quella in busta, aeroponica. Ok, le prendiamo, le portiamo in laboratorio. E il campione verrà triturato. L'estrazione la facciamo con dei solventi specifici. Qui c'è la evidente ripartizione di fase, dove da una parte ho tutta, ad esempio, la clorofilla, no? Mentre nella parte superiore sono andate a finire le vitamine che ho estratto. Le vitamine poi rimangono nelle boccettine che porteremo nel macchinario che le legge. Abbiamo le analisi? Sì. Ok. Dalle analisi abbiamo riscontrato un valore diverso per gli zuccheri: 0,71 grammi per la lattuga biologica, 0,6 grammi per quella aeroponica, molto più basso per quella in busta, 0,09 grammi. Il cambiamento di quantità di zucchero da cosa dipende? Siccome l'insalata in busta è comunque un prodotto manipolato, ok? Ci sono più batteri, ok? E i batteri si mangiano lo zucchero, proprio detta, diciamo così. Quindi, batteri buoni? Sicuramente non patogeni, insomma, c'è un pochino di carica batterica di solito in più. L'altro valore che presenta differenze è il sodio: 196 mg nell'insalata biologica, 174 in quella aeroponica, il doppio, 357 mg in quella in busta. Questo potrebbe essere sia per una questione di terreno, l'acqua di irrigazione o dei fertilizzanti. A sorpresa, invece, abbiamo scoperto che tutti gli altri nutrienti sono praticamente uguali. La vitamina A, ad esempio, 0,1 mg nella lattuga biologica, 0,57 mg in quella aeroponica e 0,24 in quella in busta. La conclusione, possiamo dire che tutti questi tre prodotti coltivati in tre modi differenti se la giocano. Sì, assolutamente, sì, sono sovrapponibili dal punto di vista chimico, direi di sì. E poi la notizia è che tutti comunque hanno tutti i nutrienti che devono avere. Sì, quindi diciamo possiamo mangiare le nostre insalate, diciamo così, con fiducia, sì.